Ciao, bentrovato sul mio canale e ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista scroccone. Allora, prima di iniziare, apro una parentesi, ti voglio dire che se vuoi scrivere una mail chiedendomi un parere o un consiglio in merito alla tua relazione, puoi farlo. Qua sotto nelle note oppure qua sopra, dipende dove stai guardando il video, c'è un indirizzo mail che è comunque stefanona41@gmail.com. Mandami una mail e appena potrò ti risponderò molto volentieri. Seconda cosa, se mi vuoi suggerire un titolo, un video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, qua sotto nei commenti scrivi diciamo, il video che dovrei fare, lo prenderò sicuramente in considerazione. Titolo del video, ripeto, Il narcisista scroccone. Secondo l'enciclopedia, sai che mi piace sempre partire dall'enciclopedia, scroccone chi è? È colui che è solito profittare senza ritegno dell'altrui liberalità. Poi, siccome appunto mi viene messo in bocca la parola ritegno, andiamo a leggere che cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola ritegno. Il ritegno è la tendenza a moderare gli impulsi, implicante misura nel comportamento, tieni buono il concetto, implicante misura nel comportamento e riserbo nell'espressione. Ecco, il narcisista scroccone e il narcisista patologico in genere non ha ritegno. Lascia libero spazio ai suoi impulsi. I suoi impulsi che cosa portano? Portano a usare la vittima più che può. Dopo che ha usato la vittima, la scarta come una scarpa vecchia. Il narcisista scroccone è colui che usualmente opera in questa maniera. Appena ti conosce, ti fa dei regalini piccoli, piccoli, piccoli. Magari ti porta a mangiare fuori in un ristorante di terza o quarta categoria, però poi ti presenta il conto virtualmente, ma anche no. Cosa vuol dire? Che ti chiede dei favori economici. Inizierà a farsi vedere che è triste. Tu gli chiederai: ma cos'hai? E lui ti risponderà: ma guarda, ho dei grossi problemi economici, ma non è un tuo problema, li risolverò io. Tu, ovviamente, di buon cuore, cerchi di aiutarlo se lo vedi per un mese sempre triste. E gli farai un prestito che ovviamente mai ti verrà dato indietro. I più sfacciati te li potrebbero chiedere addirittura, quindi prima ti fanno un mini regalino e poi ti chiedono tanti soldi. È una strategia molto diffusa del narcisista scroccone. Il narcisista scroccone ama moltissimo inzainirsi, che significa frequentare persone benestanti e soprattutto molto generose, perché cosa fa? Beve a scrocco, mangia a scrocco e ovviamente usa sempre gli altri. Quindi, quando vedi una persona che dal niente sembra sempre molto presente, molto gentile e anche generosa, stai attenta perché ha qualcosa in mente. Il narcisista scroccone è colui che prende molto, lo noti perché prende molto, poi in realtà non ti dà mai niente. Quindi, quando c'è da, non so, tu offri una cena, lui c'è, ma se lui deve offrire una cena a te, non esiste. Ricordati che questo sembra un video buffo e forse banale, ma non lo è. È un video cardine, fulcro per capire il narcisista patologico e il fenomeno del disturbo narcisistico di personalità. Persone senza ritegno che usano gli altri a livello sociale ed economico, per poi scartarli come scarpe vecchie. Guarda sempre e senti, qualora tu senti spesso ansia e confusione, sappi chi è che ha a che fare con un narcisista patologico. Se ti senti usata anche a livello di denari, sì, di soldi, è un segnale molto potente di narcisismo patologico. Quindi stai attento, chi scrocca molto spesso dei vantaggi da te. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui sono davvero sempre più preziose. Quindi, se hai questo dono, tienilo stretto. Se ti è piaciuto il video, clicca e like. Ciao da Stefano.